Tu lo conosci Macario? Facessimo questa domanda ai giovani torinesi, probabilmente 99 su 100 direbbero non lo conosco, non so chi sia. Ma Erminio Macario è stato un personaggio fondamentale dell'identità torinese ed è per questo giusto recuperarne la memoria per fissarla nelle nuove generazioni di torinesi. Un bellissimo ricordo di questo teatro, anche perché buona parte è stata costruita, realizzata anche da mio padre a livello scenografico e illuminotecnico. E certo che fa proprio un bel effetto trovarsi in un posto così tutto, diciamo, distrutto. Allora era bellissimo, c'era moquette, io mi ricordo viola alle pareti, tutte le scenografie erano montate su dei binari e scorrevoli e si cambiavano le scenografie, i fondali che si alzavano e si abbassavano. Bello, bellissimo. Bellissimo, peccato sia durato poco. Erminio Macario nasce povero a due passi da qui, dove ci troviamo adesso, nel 1902. Riesce negli anni piano piano a costruire un personaggio che è diventato fondamentale nella storia teatrale e cinematografica italiana. Questo per me è un oggetto magico. È il cappello di scena che utilizzava Erminio Macario proprio qui, all'interno della sua bomboniera viola e in tante altre commedie teatrali, riviste, che insomma nel corso degli anni ha fatto nella sua Torino e non solo. Nei primi anni 80 guardavo le commedie teatrali, le sue famose riviste, le sue famose donnine che tanto con questi lustrini e queste paillette facevano tanto sognare ed impazzire il pubblico in sala. Lo guardavo appunto attraverso le repliche televisive che la Rai trasmetteva all'epoca. Mi ricordo teneramente un ricordo legato a mio nonno materno, appunto seguivo sulle sue gambe queste commedie teatrali. In poche parole, quest'opera si intitola Tu lo conosci Macario. Io Macario non l'ho mai conosciuto personalmente, però vogliamo attraverso i ricordi, attraverso le testimonianze, far conoscere soprattutto ai più giovani che non hanno idea purtroppo di chi questo grande attore, questo grande personaggio fosse, cercare di ridare un po' di lustro, un po' di quella polvere di stelle, un po' di quella magia che questo palcoscenico per tanti anni Erminio Macario ha fatto vivere ai suoi spettatori e al suo pubblico. Tu lo conosci Macario vuole ridare la memoria a Erminio Macario, farlo conoscere ai giovani, riportarlo in luce dopo tanta polvere come quella che troviamo qua dentro e fornire una nuova versione di Macario proiettato verso il futuro, farci capire quanto sia importante, quanto sia stato importante questo personaggio, la sua figura, la sua poliedricità, la sua grande fantasia e come oggi ci serva capire come personaggi come Macario hanno fatto la storia del cinema e del teatro.